che? Ma dai, sua. Ciao Orsetta, Orsini, curva della Cisa, buongiorno. Lo sai che mi sto allenando perché domani andiamo in vacanza en France parce que mon papa doit choisir et acheter un château de la Loire. Benissimo, tradotto, scusami perché siamo un po'... Mio papà deve comprare un castello della Loira. Oh. Allora mi ha regalato questo briciclo, così se devo andare a cercare le serve in giro per il castello, almeno non vado così, se no a piedi che pillole. Che pillole. Benissimo, cioè, la notizia è questa, voi andate in Francia, sì. Andate in ferie anche voi, fate una vacanza, quindi porterete anche Pippo il giardiniere. No, io lo voglio tanto portare, ma mamma non vuole perché ha detto che Pippo non mugna abbastanza chic. Lei si vergogna perché ha detto che ai francesi, gli puzzano i buchi del naso. Gli puzza il naso, diverso. Dentro al naso. Dentro, allora Pippo l'abbiamo dovuto portare a una pensione per giardinieri bellissima. Pensione, dove ognuno c'ha il suo bagno, la sua cuccia. Ma come cuccia? Sì, soltanto Pippo la prima sera subito è scappato. È scappato Pippo? Sì. Scusate, è scappato Pippo, alla ventesima puntata, è scappato Pippo, applauso ragazzi! È scappato Pippo! Cazzo, bravo! Bene. È scappato perché c'aveva nostalgia di me! Sì, va bene. Non è vero, è scappato perché l'avevano messo in un canile. È Muni! Sì, in un canile e l'hanno chiuso dentro una voliera con tutti uccellini che scagacciano. No, come scagacciano? Cioè, porca miseria, no, ma poverino. Ma tanto poi Pippo, siccome mi vuole benissimo, è tornato a casa da me. Ma porco cane, ma com'è tornato a casa? Ma cosa ridi? Non è vero, gliel'hanno riportato i carabinieri. No, veramente? Cioè, che bugiarda, passami Orsetta, passami un attimo, vai. Pronto? È pronto qui a Borsetta, Orsetta. Sai, è vero che Pippo era in un canile e l'hanno riportato a casa i carabinieri invece? Ma che sciocchezza, scusa, come facevano i carabinieri a sapere che era mio e dove abitavo, secondo te, allora? Facevano i carabinieri? Perché Pippo c'ha un tatuaggio dell'ASL dentro all'orecchio. No, ma come i cani, ma no, poveraccio, come i cani. Però adesso non lo so dov'è Pippo, perché noi lo stavamo riportando alla pensione, infatti lui era felicissimo di andare, in macchina mugunava di felicità. Mugunava? Cosa sì. Mugunava che sappiamo? Delle cose che non si capisce niente. Diceva la signorita hija de puta, sto lager de mierda con sto papagallito, sto ricolmo de mierda rimpinzato che mi scagaccia, ma che vergogna, dire, ma come vuol dire? Vuol dire. Ti dicevo, siccome stavamo in macchina e Pippo non sta mai fermo con i diti, zampediti, tocca sempre tutto, non toccare, lui invece per sbaglio ha tirato giù un finestrino e è volato via. Ma chi? Pippo? Ma Pippo, come fa a volare via Pippo? Infatti, non è vero, l'hanno abbandonato sull'autostrada. Bastardi, no! Cioè, non l'avete mica abbandonato in autostrada per caso? Allora, senti, tu che fai tutto il saputello, sai tutto, allora sull'autostrada dove lo avremmo abbandonato, secondo te? Secondo me... Dove l'avete... Nel bagno dell'autogrill Pavesi sulla A14. Ok, grazie Muni. Nel bagno dell'autogrill Pavesi, autostrada 14, A14. Tanto anche se è scappato, ormai a me non me ne frega. Come? Non me ne importa. Ah, parla bene, mi raccomando. Non me ne importa. Come mai? È andato via, punto. No, punto, ma adesso non senti... Come fai adesso? Sono contento per Pippo, ma non senti il bisogno di seviziare qualcosa e averci qualcun altro? Tanto mamma settembre me ne regala uno nuovo. No, poverino. Soltanto c'è un problemino, che non so ancora bene come chiamarlo. Stavo pensando... Pippo, no. Ti piace... Dario! No! Ti piace? No, oggi... Suona bene, no. Giardiniero! Dario! No! No, guarda, c'è già la panicucci, no! Dario! No, Dario! No, Dario, niente, no, panicucci e tutto e dopo, va! Senti, suona benissimo! Dario suona benissimo, così... Dario! Ho capito, il foglietto di soggiorno, lo strappiamo! No, va bene! Buone vacanze, ti voglio bene. Grazie, Muni. Mi dai l'ultimo bacetto? Certo, Muni lo spiritello, certamente. Oh, ma che schifo! Dario, accuccia! Ma come?
continua a correre! Vivi la tua vita, libera, piena di avventure, piena di sorprese, bravo!